Grazie Presidente. Volevo portare alla sua attenzione e a quella di quest'Aula una problematica legata alla categoria delle guardie giurate. Si tratta di centinaia, di migliaia di lavoratori che tra l'altro svolgono anche un'attività fondamentale nella tutela della sicurezza sia nel settore pubblico e sia nel settore privato. Bene, molti di questi lavoratori si trovano a svolgere anche dei turni notturni lavorativi senza poter però usufruire delle ore di riposo che tra l'altro sono previste per legge sia a livello nazionale sia a livello comunitario, con il risultato che senza poter usufruire del riposo dovuto per legge sono costrette a svolgere turni con delle ore continuative che mettono addirittura a repentaglio la loro stessa incolumità. E questo purtroppo non è l'unico problema, perché purtroppo sono esposti anche a dei pericoli di aggressioni, pensiamo per esempio a quelle che sono avvenute a Palermo, a Pescara. Hanno un contratto collettivo nazionale che è scaduto da 5 anni. Inoltre c'è l'assenza della qualifica giuridica di pubblico ufficiale. Un altro grave problema riguarda la paga minima oraria. Se pensiamo a una persona che per esempio si avvicina per la prima volta a svolgere questo ruolo, la sua paga rasenta al massimo i 1000 euro mensili e significa spesso svolgere questo lavoro di notte con turni massacranti e anche in luoghi di lavoro piuttosto pericolosi. E sicuramente la situazione non migliora col passare del tempo, perché con il livello minimo base e gli scatti di anzianità al massimo si arriva ai 1200 euro mensili. Ecco. Per tutti questi motivi abbiamo deciso di depositare una risoluzione in Commissione Lavoro e un piccolo ma primo grande passo che segna un impegno di questo governo a tutelare questi lavoratori che per troppo tempo sono rimasti inascoltati. Grazie.